Palazzo Reale di Ruritania, 1902. Mia cara Vassilia, adorata, non disperare, devi farti forza, caro. È troppo tardi, mia adorata regina. La mia ora è venuta. Ti chiedo di far venire al mio capezzale il principe Rudolf e il principe Misha. Dobbiamo pensare alla salvezza del nostro paese. Figli miei, avvicinatevi. Padre. No, figlio mio, lascia parlare me, che sto per morire sconsolato e pieno di doveri gravosi. Un sovrano ha il dovere di nominare il suo erede, il re della nostra amata patria, Rudolf. Misha, per un re quando ha due figli gemelli, è molto difficile sceglierne uno solo. Misha, il tuo carattere non è l'ideale per un saggio monarca. Quindi, Rudolf, gentile figlio mio, io scelgo te. Sì, te. Padre, io... Misha, ti giuro che... Misha, ti comando di servire tuo fratello lealmente e non permettere che nel tuo cuore nasca la gelosia. Tu sarai re solo se tuo fratello muore prima di te. Tu mi dai la tua parola, giuro, Misha. Solennemente che sarò sempre... più che fedele a sua altezza reale, mio fratello Rudolf, sovrano di Ruritania. Il popolo diede il suo riverente saluto a un sovrano molto amato, Wilhelm VI, che per 40 anni li aveva guidati come un buon padre. Le sue ultime volontà furono fatte conoscere con un proclama. Io, Wilhelm VI, vostro legittimo sovrano, desidero che mio figlio, il principe Rudolf, diventi re di Ruritania. Che Dio salvi il re! Ringraziamo il nostro sovrano. Sarebbe stata una disgrazia per il nostro paese se il principe Misha fosse stato eletto. Lunga vita al nostro re Rudolf! Viva re! Ma non abbiamo mai saputo niente di lui. E che importa? Visto che ne sappiamo anche troppo del principe Misha. Viva re! Il castello di Zenda. Come ha potuto mio padre osare di farmi questo? Rudolf è re! Oh! Re Rudolf, troppe R, non suona bene! Ma perché? Non vuoi accettare questa decisione? Devi farlo per rispetto a tuo padre che è appena scomparso. Mio padre è appena scomparso, era un idiota! Quali orribili parole! È chiaro che io dovrei essere il re! Io, e non quello sbidollato frescone di mio fratello! Non è adatto a governare un cavallo, figuriamoci un reame! Mio fratello è solo uno sprovveduto. E perciò sarò io il re. In punto
punto di morte, mio padre ha detto che io sarei diventato re solo se il principe Rudolf morisse prima di me. Cosa pensate che possa significare questo? È chiaro che intendeva dire che... Ma forse... Ve lo dico io cosa significa. È chiaro che il principe Rudolf deve morire. No, Misha, tu non devi, non puoi. Non posso? Come fai a dire che io non posso? Posso, mia cara, posso. Ma questo sarebbe orribile. Io ti amo tanto. Ma non voglio prendere parte all'assassinio del principe Rudolf. Taci, oh donna! Stai offendendo il futuro re di Ruritania. Come osi? La tua è solo una follia e io desidero non vederti mai più. Il tuo desiderio sarà realizzato. Vattene lontano da qui. Certo, immediatamente. Addio. Schmidt? Heinrich? Seguitelo ovunque lei possa andare. Ho detto ovunque. Certo, mia cara. Soltanto fra un mese sarò io il sovrano di Ruritania. Non riesco ancora a crederlo. Oh, Rudy. Sono sempre così orgogliosa di te. Io devo essere la donna più fortunata di tutta l'Europa. No, che dico? Di tutto il mondo. E allora faremo il giro del mondo in 80 giorni. Presto ci sposeremo e tu sarai... Oh, che disdetta. Avanti! Antoinette! Antoinette! Sono desolata di disturbare. Mi perdoni, maestà. Oh, ma che dici, Antoinette? Non sono ancora la maestà di nessuno. E anche quando lo sarò dovrei chiamarmi sempre Rudolf. Per quale motivo vieni a quest'ora? Ecco, se io... Il principe Misha. Rudolf, sarebbe meglio se restassimo soli. È una questione molto delicata. Mi dispiace, Flavia. Oh, e perché mai, mia cara? Andrò un momento in biblioteca, con permesso. E ora sentiamo cosa hai da dirmi di tanto riservato. Non può essere. Non voglio crederci. Misha vorrebbe uccidermi. No, no, è soltanto un assurdo. Ti ho detto la verità, invece, Rudolf. Credimi. Le sue parole sono ancora vive nella mia mente. Ho voluto avvertirti subito. Tu sei in pericolo. Ho avuto l'impressione che fosse molto deluso, ma arrivare ad uccidere suo fratello... No, senz'altro no. Principe Rudolf, il mio è stato un dilemma atroce. Da una parte avevo un certo sentimento per tuo fratello Misha. Dall'altra devo un'assoluta fedeltà al mio futuro re, al sovrano di Ruritania. Ti comprendo, Antoinette. Dobbiamo evitare ad ogni costo che mio fratello riesca ad uccidermi, se tenterà di farlo. Forse ho un'idea, o meglio, un pianoforte. Antoinette. Ho bisogno di tutto il tuo aiuto. Londra, 3 settimane dopo. Ma Londra e Valle Mascherazzi sono i più indovinati perché c'è tanta energia. Ma che imitazione perfetta! Ci manca solo la famosa banana. Non mi piacciono particolarmente. Lei più che un mago sembra una vecchia strega. Io non ho nulla di femminile. E i miei baffi sostengono la mia tesi. Ah, oh, sei tu, Charlie. Ecco che arriva Lady Anne. Mi chiedo con chi sia. Oh, intuisco Mr. Rassendy. Oh, presumo che sia lei. È vero o forse non è vero? Per servirla, milady. Questa sera un gran piacere. Posso presentarle la principessa Antoinette di Ruritania? Enchanté. Il mio amico Mr. Absworth.
Oh, Mr. Absworth, forse lei avrà il piacere di danzare e le concedo un tango. Principessa, la lascio in buone mani, è un inglese. Vuole ballare? No, grazie. Se non le dispiace, preferirei respirare i profumi di una notte inglese. Che idea sublime, permette? Non c'è un alito di vento. Sandy, vivi per San James Palace. Non ho fatto che viaggiare ultimamente e la folla mi stanca. Sono frastornata. Ha fatto bene a togliere la maschera. Nascondeva un viso molto bello. Grazie, mister Gorillone. Oh, le chiedo perdono. Rudolf Rassendi. Oh, ma anche lei è qui, principe Rudolf. Ma perché? Teufel, è lui. Come può essere? Deve essere. Si è fatto crescere quei baffetti. Davvero, non ci posso credere. Eppure le garantisco che questa è la mia faccia. Oh, lei è molto razionale, Mr. Rassendi. E quindi le posso confidare che la sua faccia è esattamente l'immagine riflessa di quella del principe Rudolf di Ruritania. By George, ha detto Rudolf, è anche il mio bel nome. Sarà una coincidenza. Oh, Mr. Rassendi, lei non ha idea di quanto sia felice di averla incontrata. Non le posso spiegare granché, ma le devo chiedere di partire subito per la Ruritania. Si fidi solo di me. È una questione di vita o di morte. Una questione di vita o di morte, ha detto? Allora, non credo che al Ministero degli Esteri spiacerà se mi assento una o due settimane. Hai visto, Schmidt? Il principe Rudolf ha un socio identico a lui, vero? Già! Che cosa facciamo? Mi sembra chiaro, Schmidt. Faremo un atto di terrorismo. Terrorizzarlo. L'espresso per Strelsau. Puoi presumere, desumere, decidere di precipitarti in Ruritania per una questione di vita e di morte senza dettagli. Certo che rasenta l'inconcepibile. Per questo ho preso l'espresso. Non ti ho mostrato cosa mi ha dato la principessa? Chi ti ricorda questa faccia? Oh. Ma semplicissimo, sei tu senza i baffetti. No, quello è il principe Rudolf di Ruritania. Sarà incoronato re oggi. Oh, ma è straordinario! Allora presumo che ti sei messo in una posizione estremamente pericolosa, accettando l'invito della principessa. È una donna fatale, ma io non sono fatalista. Oh! Chi ha tirato il segnale d'allarme, ovvero il freno di emergenza? E siamo qui per un'emergenza? Gentiluomo. Posso continuare con voi? Oh, ma certamente, ne siamo lusingati. Si accomodi! Mr. Rassendi, temo proprio che dovrò farle le mie scuse. E perché mai desidera farlo? Ho messo la sua vita in pericolo ed ora è troppo tardi per tornare indietro. Non sta esagerando? Purtroppo no, e ne ho le prove. Lo vede? Oh. Qualcuno ha tentato di ucciderla. Era un colpo di pistola! Ovviamente. Dannazione! Non abbiamo più notizie di Schmidt e Heinrich. Sappiamo solo che erano a Londra e poi più niente. Oh, forse avranno perso direzione che sia giusta. Siegfried, tu non apri la bocca solo per dare aria ai denti, ma per far uscire idiozie congenite. Come ci si può perdere a Londra? Ma quando è che eliminiamo il principe? Già, eliminiamo. Ah, certo.
è ancora principe, quindi noi dobbiamo fargli perdere la testa prima che riesca a mettersi una corona sulla sua testa piena di sogni. Questo treno è molto più lento dell'Oriente. Allora, gentiluomo, un brindisi alla felice conclusione del vostro viaggio. Oh, certo, Cincin. Guardate, signori, le luci di Zenda. Siamo quasi arrivati. Brindiamo a noi. Cheers. E buona fortuna. Cheers. Vai, George. Ha preso un drink fulminante. Suppongo che lei non ne sappia niente, vero, principessa Antoinette? Ma forse soltanto un pochino, pochino. Vi prego, gentiluomini, scendete alla prima stazione e recatevi immediatamente alla Residence Wilhelm II, dove sarete raggiunti da un funzionario del principe Rudolf. E lei, principessa? Io proseguo fino a Strelsau e se tutto va bene vi rivedrò dopo l'incoronazione. Siate prudenti, molto prudenti. Ultime notizie! Due cittadini dell'Euritania sono stati assassinati sull'ultimo espresso! Erano agenti speciali? Erano agenti segretissimi? Oh, a sua grazia, non piacerà questa disgrazia. Ci penso io, Charlie. Grazie. L'aspetto alle 9:30 nella sala stampa dell'hotel. Firmato Fritz von Tarlenheim. Curbizzoli, sono già le 9:35. Forza, Charlie, siamo in ritardo. Morti? Come sarebbe a dire morti? Come fanno ad essere morti? Come fanno? Becca morti! Do un'altra notizia, sua grazia. Parla e augurati che sia migliore dell'ultima fandonia che mi hai appena propinato. Qualcuno ha visto la principessa Antoinette scendere dal treno alla stazione di Strelsau. Ah, sì, sì, davvero. Bene, Siegfried, è tornata. E questa sì che è una bella notizia. Gottfried, tocca a te rintracciarla. Io andrò a fare una visita al vecchio Elgring. Mi interessano i suoi vini particolari. Allora, capitano von Tarlenheim, di che cosa si tratta? Mi dispiace, gentiluomini, non posso dirvi più di quanto ne sappia io. Sono stato inviato qui dal principe Rudolf per chiedervi di fare una passeggiata nella Foresta Nera, dei pressi dello chalet di caccia alle 10 di domattina. Fare una passeggiata nella foresta? Ma è una richiesta a dir poco romantica. Forse lo è, ma io non lo so. Perché il principe sta preparando un piano che però conosce soltanto lui. Forse ne sapremo qualcosa di più domani. La comprendo, capitano, ma c'è una cosa che lei potrebbe chiarirmi immediatamente. Sarò felice di farlo a patto che conosca anch'io la risposta. È alquanto curioso. Io sono perfettamente identico al principe Rudolf e nessuno mi guarda, mi nota o riconosce. Ma come mai? Semplice. Il principe Rudolf è stato quasi sempre all'estero. Prima nei collegi e poi all'università. È tornato a casa soltanto perché il re Wilhelm è morto. A parte alcuni elementi della corte, gran parte della gente non sa com'è fatto. Penso che comincio a vedere una certa logica nel tutto, ma non sono sicuro di apprezzarla. Allora, amico mio, possiamo sempre prendere il prossimo espresso per Londra. Gentiluomini, mi spiace molto, ma questo non sarà possibile. Ho i miei agenti segreti per trattenervi qui a Zenda. Non siete liberi di partire. Come mai un umile vinicoltore come me vede Sua Altezza scendere così in basso? Eh? Io non scendo mai in basso, vecchio pazzo. Mi interessa soltanto un particolare vino che fai solo tu. Ma io faccio molti vini particolari. Qual è quello che preferisce lei, Altezza? Io voglio il vino più potente che hai. Un vino abbastanza forte da mettere a dormire un uomo per 2 giorni. 3 giorni. Oh, ma è facile.
Specialità della casa, Cabernet di mortale fragranza robusta. L'annata è 1892. Io però non lo bevo mai. Garantisci l'effetto? Al 100%. Ma bisogna fare molta attenzione. Pochi bicchieri fanno dormire, troppi fanno morire. Dormire, morire, parli come Amleto. Decido io. Siegfried, Gottfried, portate la botte al castello. E tu, Elgrin, che sei eternamente nei fumi dell'alcol, dimentica questa visita! Ah, nessun timore, io non sono che Elgrin e non mi ricordo più niente la mattina. Ah, certo Bacco vincerà, mio caro fratellino. Vieni al castello per un incontro fraterno. Ma per ora un piccolo brindisi a te, padre mio. Lunga vita al re di Ruritania. Io. Bingo. Entrate. Sua Altezza Reale, il Principino Michael. Misha. Auguri, mio caro fratello. Che gioia rivederti. Principessa Flavia, sono venuto a farti le mie scuse. E di cosa, Michael? Tu mi stupisci. Certo è che dopo il funerale di papà devo ammettere che mi sono sentito pieno di risentimento per l'insieme del trapasso. Tu diventi re nonostante che tu sia più giovane di me. E dopo aver passato tutti quegli anni lontani dalla Ruritania, e questo è ancora più grave. Sì, posso capirlo. Tu sai che io ti comprendo. Ma ora, caro Rudy, voglio che tu sappia che mi sono abituato all'idea che tu diventi re. Hai tutta la mia lealtà. Michael, io non ho parole. Boh, a cosa servono le parole, fratello mio? Celebreremo noi due soli e in anticipo questo grande evento domani sera, quando verrai al castello di Zelda per stare un po' con me. Tu accetti, non è vero? Oh, Michael, per me sarà un onore. Certo che verrò. Rudy, cervello fino, non trovi che sia così poco fine, così di buon mattino? Temo che tu abbia ragione, Charlie. Abbiamo presunto troppo prevedendo poco. Ma allora, caro, allora perché non desumi di tagliare la corda e subito? Oh! Se fossi voi non lo farei, gentiluomini. Oh! Devo ripetervi che per il momento non potete lasciare la Ruritania. Fritz. Forse una spiegazione sarà necessaria, gentiluomini. Permettetemi di presentarmi. Sono Sua Altezza il Principe Rudolf di Ruritania. Vai, George! Hai ragione, Charlie, è piuttosto iperbolico. Caro Mr. Rassendy, sono più che stupefatto. Senza i baffetti lei è esattamente la mia immagine riflessa. Oh. Io rifletto la sua. A parte l'immagine, voglio dire, maestà, le dispiacerebbe molto comunicarci la ragione della nostra presenza qui? Ogni cosa a suo tempo, Mr. Absworth. Ed ora, gentiluomini, acconsentite a seguirmi nel mio chalet di caccia. Vieni, Fritz. Penso che a lei sia ormai chiaro, Mr. Rassendy. L'ho fatta venire in Ruritania perché lei per me è come una polizza di assicurazione. Spero non me ne voglia per la mia estrema prudenza.
Quindi lei prevede una possibilità di pericolo. Diciamo che è mio dovere prevedere, prevenire ed evitare. Ma se poi lei non riuscisse ad evitare? Allora sarà lei che prenderà il mio posto sul trono a Strelsau domani. Vede, ormai sono convinto che mio padre in effetti non desiderava che fossi io a governare, ma solo che mio fratello Michael non potesse mai e poi mai diventare il re. Oh, vai, George, ma che colpo di fortuna! Tu diventerai un re! Mi perdoni, maestà, non intendevo assolutamente portarle sfortuna. Non si preoccupi, Mr. Abswood. Ed ora, gentiluomini, devo pregarvi di restare qui fino al termine della cerimonia d'incoronazione. Se tutto va bene, potrete tornare in Inghilterra domani sera. E se invece succedesse qualcosa? Sono sicuro che allora sarà lei a prendere temporaneamente il mio posto, caro Mr. Rassendi. Sua Maestà ha già parlato con la principessa Flavia di lei, Mr. Rassendi. Sì, Fritz, ma domani la metterò al corrente della nostra ultima decisione. Mia moglie adora il clima della Ruritania. Mm. Mi lasci andare, dannato mostro! Calma, Fräulein, calma. Sua grazia vuole solo parlarle, perché non ha capito come ha fatto a dimenticarlo. Oh! Aiuto! Bentornata a Zenda, my darling. Sei stata a Londra a trovare la regina di Albione. Michael, io... Michael? Sua maestà per te, o donna! Sua maestà comprenderà che sono dovuta partire. Dopo il nostro ultimo colloquio ero sconvolta, poiché sua maestà non mi amava più. Non credo una parola. Fatela accomodare. No. Ah! Ed alfin sei giunta a Zenda per recare omaggio al re. Caro Rudolf, domani a quest'ora tu sarai il re. Nervoso? No, neanche un po'. Riconosco, Michael, che sei stato molto gentile ad invitarmi. Oh, mio dovere! Ma perché non brindiamo al tuo futuro? Ho un superbo vino rosso di grande annata. Oh, grazie, Michael. È un fragrante Cabernet 1892. Purtroppo il vino rosso a me fa venire sonno, perciò io bevo il bianco. Caro Rudolf, a te, che tu possa vivere a lungo. Oh no, caro Michael, che possiamo piuttosto vivere a lungo entrambi. Michael! Sì, mio carissimo? È un vino più che magnifico. Posso averne ancora? Ma certo, naturalmente, Rudolf. Oh! Più lo si beve e più diventa desiderabile. Sì? Dici davvero? Assolutamente. Dovresti almeno assaggiarlo. No, no, non è opportuno. Forse più tardi. Sei sicuro che sia così buono? Michael è straordinario. E ora devo lasciarti. Vorrei partire per Strelsau di buon mattino. Sei sicuro che non ne desideri un altro sorsettino? No, grazie. Devo essere molto lucido domani per l'incoronazione. Ma accetto fin d'ora un altro invito per gustarlo. Non sai
quanto sia importante per me il tuo invito. Sì, e per me è stato più importante ancora. Buonanotte, Michael. Dannazione! Gentiluomini, presumo che non ci sia più alcun pericolo. Se mio fratello avesse in mente qualcosa, avrebbe agito mentre ero nel suo castello, non vi pare? Forse che sì. Io preferisco restare in guardia, non si sa mai. Mr. Rassendi, Mr. Absworth. Ma che sonno mi è venuto. Incredibile. Improvvisamente le mie palpebre mi pesano molto. Si sente bene? Oh, certo, è solo che non riesco a tenere gli occhi aperti. Ora che ci penso anch'io, devo essere Maria. Buonanotte a tutti. Quale disdetta mi porta, principe Michael? Vi ho forse deluso io stesso? Non è morto, vecchio pazzo! Non si è neanche addormentato! Chi non è morto? Chi non si è addormentato? Nessuno l'ha fatto! Ora sono più confuso del solito. Ma perché lei mi onora nel profondo della notte per dirmi simili futilità? Il vino, vecchio pazzo! Il vino che mi hai dato non ha funzionato! Quel cabernet, me ne ero dimenticato. E non capivo perché l'ho dimenticato. Ah, certo, perché lei mi ha detto che dovevo dimenticarlo, è vero? Lascia perdere! Non ha funzionato! Quante ore fa quel certo che nessuno ha bevuto il vino? Ormai sarà più di mezz'ora. Perché? Ma allora va tutto bene. L'effetto non è immediato, ci vuole circa un'ora. Mi ero dimenticato di dirlo a sua grazia. Mister Rassendi, venga, presto. Non so cosa ti è successo a me. Non dirmi che è già morto. Prima dell'incoronazione. No, non è morto. Deve essere stato drogato. È come se fosse in coma profondo. Inaudito! È un disastro reale. La cerimonia comincerà fra 4 ore precise. Dobbiamo svegliarlo. Temo che questo non sarà possibile. E l'incoronazione? La cerimonia inizierà puntualmente all'ora stabilita dal protocollo. Ma Sua Maestà il Principe Rudolf! Il principe Rudolf sarà incoronato re di Ruritania come tutti si aspettano. Piaccio? Incredibile! Capitano, sarà meglio che lei prima mi dica tutto, assolutamente tutto, sull'altro me stesso. Charlie, vecchio mio, tu resterai qui vicino al principe. La prego, Mr. Absworth, lo difenda anche a prezzo della sua vita. Ora, capitano von Tarlenheim, dobbiamo raggiungere Strelsau immediatamente. Signore e signore, tutti quelli indecisi, il nostro nuovo re, Sua Maestà Rudolf di Ruritania. Ma come può essere? Come ha fatto ad essere lì? Pezzi di imbecilli, dovrebbe essere a letto! E voi non l'avete neanche assassinato, idioti! Qui c'è lo zampino di una strega, forse la principessa Antoinette ne sa qualcosa. La principessa Antoinette? Potresti avere ragione per una volta, Siegfried. Questa è la tua ultima opportunità di salvezza. Se non parli, morirai. Quindi dimmi tutto ciò che sai. Oh, Michael, è troppo tardi ormai. L'incoronazione è già avvenuta perché il principe Rudolf ha un sosia
un inglese che gli assomiglia perfettamente. Un sosia? Un sosia? Testa di legno! Non l'ho neanche previsto! Voi due, andate subito allo chalet di caccia! Ho ragione di pensare che vi troverete il principe Rudolf, anche se sarà profondamente addormentato oppure morto. Dovrete portare il suo corpo qui, immediatamente. Ah! Troppo tardi, eh? Forse per te sarà troppo tardi, non per me. Io ho ancora tutto il tempo di diventare il re. E sarà per forza e non per amore. Cosa? No, di certo, è più che ovvio! Un Mein Waffen! Sei sicuro che non risponde nessuno? Ho una notizia terribile, Sir Rudy. Addirittura sembra che la dolce princessina Antoinette sia stata rapita. È uscita di casa ieri e non l'hanno più vista. Giucciole! Il principe Michael è responsabile? Con certezza! E c'è dell'altro! I miei telefonisti hanno chiamato lo chalet di caccia e nessuno risponde neanche lì! Temo proprio che sia successo qualcosa di fatale a Mr. Absworth. Dobbiamo andare a Zenda immediatamente. Eccolo qui. Spiacente, ma io sono addormentato. Oh, per ora è meglio così. Congratulazioni, miei cuccioli. Mio fratello è diventato il principe addormentato ed è finalmente mio prigioniero. Il prigioniero di Zenda. E quanto a lei, vergine martire di sangue blu, liberatela. Ha un'ultima bella missione da compiere. Charlie, come ti senti? Ho qualche livido e non credo di essere caduto. Oh no! Il re è scomparso! Presumo, e ho ragione di presumerlo, quell'impostore di Michael ha chiuso nel castello Antoinette e il re. Dobbiamo agire subito. Temo che il principe Michael sia capace di tutti i crimini, persino col fratello. Corbezzoli, tocca sempre a Charlie. Guardi, c'è un messaggio, Mr. Rassendy. Ma è della principessa Antoinette. Oh, Mein Waffen, è ancora viva! L'aspetto a mezzanotte sul ponte del castello di Zenda. Firmato Antoinette. Comincio ad averne abbastanza di ricevere corpi contundenti. Siete in grado di darmi una spiegazione accettabile? Charlie, la tua testa non è coinvolta. Non riesco a presumere altro di intelligente. Anche se ho un appuntamento a mezzanotte. Sono sicuro che è una trappola. Potrebbe anche aver ragione, militar Waffen, ma prevedo di non avere alternative. La vita della principessa può essere in gioco. Principessa Antoinette. Presto, mi segua. È una trappola. Oh! Complimenti, è nato per sparare. Sai, Altezza, coraggio, coraggio, su. Yes,
Lei sorge dalle acque come Venere, principessa. Sì, è vero. Ma Sua Maestà è prigioniero nel castello e rischia la morte perché il principe Michael ha deciso di ucciderlo. Aspetti, siamo già nei guai. Guai? Molto spiacente. Ma la principessa Antoinette... Come? Me la siete fatta sfuggire? Imbecilli, sono circondato da due idioti! E quindi il re è prigioniero nell'ala sinistra del castello, la torre quadrata. Sì. Vedete quella piccola finestra illuminata? È lì dentro. Non abbiamo alternativa, per cui noi lanceremo il nostro attacco sull'ala destra. Strategicamente esatto. Vi prego di agire immediatamente. Ho paura che a Sua Maestà restino solo pochi minuti di vita. Mio Charlie, le nostre truppe sono schierate? Certo, tutti gli uomini sono pronti. Mia principessa, e tutte le artiglierie pesanti? Sono state piazzate come da suo ordine. Mi serve il megafono, Fritz. Allora, siete tutti pronti? Aspettate il mio segnale prima di attaccare. Attenzione! Attenzione! Principe Michael, venga fuori! Il castello è circondato! Dovete liberare il re e consegnare le vostre armi! Ripeto! Il castello è circondato! Circondato? Come? Come può mai esserlo? In quanti erano là fuori? Non lo so, è molto buio là fuori! Liberate il re e consegnate le vostre armi! Sarebbe troppo comodo! Presto, raggiungiamo la torre! Tocca a te, Charlie. Fa avanzare le truppe. Sua grazia sante, gli scarponi dei soldatoni. Ma non è possibile. Non ti scordo. Principe, vi concediamo ancora 2 minuti prima di aprire il fuoco. Questa proposta non mi piace affatto. Uno! Due! Tre! Fuoco! Tocca a lei, principessa. Faccia tuonare i cannoni. Fuoco! Ora, capitano, raggiungiamo l'ala sinistra. Voi due continuate così. Torneremo presto. Ma che facciamo qui? All'ala sinistra, presto! Pronto a lanciare? Mette in moto! Forza! Forza! Maestà, venga con me. Fermateli subito! Maestà! Dannazione!
Dannazione! Siegfried! Gottfried! Tiratemi fuori di qui! Tiratemi fuori di qui! Che disgrazia! Per fortuna, che disgrazia! Tiratemi fuori di qui, idioti mascalzoni! Vi farò squartare! Spero di rivederla presto, principessa. Ma certo, Mr. Rassendy. Lo spero vivamente anch'io. Maestà, e suo fratello, il principe Michael? Oh, lascerò che smaltisca tutta la sua rabbia nel castello di Zenda. Ho il vago presentimento che questa lezione gli cambierà il carattere. Addio, caro amico. Noi non la dimenticheremo mai. Addio, mon ami. Diciamo arrivederci. E lunga vita al re Rudolf. Goodbye. 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 Ce la filiamo in Inghilterra, che resta sempre la più bella.